con l'ironia con cui sta affrontando la malattia Bianca Balti, si è lamentata dei troppi fiori in ospedale dicendo che così le sembra che sia il suo funerale. Si è molto parlato nei giorni scorsi del sorriso con cui la modella Bianca Balti negli scorsi giorni ha annunciato via social di essere stata operata per un cancro ovarico al terzo stadio. Coraggio e apparente serenità dimostrate da subito, in cerca di un ritorno a una normalità che la possa aiutare in questo momento difficile. Si trova a casa ormai, a Los Angeles, con l'amore della famiglia, in primis le figlie Matilde e Mia, a darle tanta forza. Sono infatti sbarcati in California i genitori direttamente dalla Lodi di origine, oltre naturalmente al tanto affetto dei fan e degli amici. Un affetto che si sta trasformando in molti fiori inviati, a dirla tutta sembrano anche troppi. Infatti, dopo un cordiale grazie per i fiori, Balti ha parlato su Instagram di una sensazione non proprio piacevole che tutti quei bouquet le stanno provocando. Non me ne mandate altri perché la casa non è così grande e se ce ne sono troppi mi sento come se fossi morta e questo fosse il mio funerale. Battute e sorrisi sono stati utilizzati fin dalle prime ore per comunicare il tumore a tutti. Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile, ha infatti scritto, soprattutto adesso che sono tornata a casa. Così aveva comunicato la brutta notizia, domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari, le mie figlie sono in cima alla lista, e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita.